gara di oggi era una gara bellissima, anche l'organizzazione era una, diciamo, è organizzata bene. E come tempo anche il percorso era bellissimo. È nata questa mattina, ma si propone già come protagonista futura nel panorama delle gare podistiche. È la mezza maratona della mostra d'oltremare, patrocinata dal Comune di Napoli ed organizzata dall'associazione sportiva Run Naples, insieme con la mostra. Poco più di 21 chilometri con partenza da Viale Kennedy, attraversamento di alcune tra le più belle strade della città ed arrivo all'interno del parco della mostra d'oltremare, sullo splendido scenario delle fontane dell'Esedra. All'interno della mostra, nei padiglioni, anche il villaggio Cara, un altro modo per far vivere i giardini del parco aperti alla città. L'isola delle passioni, abbiamo definito così la mostra d'oltremare. Questo è un mondo di passione, è un mondo che dà basso di persone che hanno voglia di fare delle cose, che hanno voglia di correre, hanno voglia di stare insieme, e questa è una parte del pubblico a cui aspiriamo e a cui vogliamo dare degli spazi per poter diffondere e godere delle loro passioni. Grazie. Stiamo facendo un progetto che dovrebbe partire il 4 marzo, cioè quello di aprire la mostra d'oltremare per sempre alla città. Così bella Napoli, attraversata da tante donne e tanti uomini che corrono, e la cosa più bella è vedere questa mostra d'oltremare aperta. Il presidente della mostra sa che questa mostra deve essere aperta sempre e queste iniziative dimostrano quanto è bello vivere la nostra città all'aria aperta, correndo e riscoprendola piano piano. Noi l'abbiamo voluto organizzare e siamo soprattutto entusiasti del fatto che credo siamo arrivati a circa 1400 iscrizioni, dobbiamo fare sempre di più e Napoli ormai è candidata naturale a essere la città dello sport. Quindi complimenti a tutti quelli che hanno partecipato, perché sono l'orgoglio della nostra città. Thank you.